se può qui, va bene, perché una palla coperta va bene. Ma se per caso il 300 palla nello spazio, le dico io, riparto, e non è una palla scoperta, è il solito passaggio, non va bene. Non va bene perché il solito passaggio è una palla coperta, è un'azione normale, invece io, quando c'ho più spazio, è andare. Devo portare palla, non è che ci metto più tempo. Capito? Con una palla in terra, devo portare palla e creare la superiorità numerica. Il momento che quello mi esce, a questo punto la può filtrare e poi ho cerco la triangolazione per farvi capire. Però altre situazioni di portare palla, oltre a questa, non ce n'è. Cioè, qui, il momento si alza la testa, il centrocampista ci guarda, le punte le abbiamo fatte in movimenti per farsi trovare. Perché se no siamo prevedibili, io ve lo dico. Poi se sa la fortuna di entrare in questo spazio, creare questa superiorità, se sa la fortuna di entrare in questo spazio e dare il terzo uomo dentro, uno, due, terzo uomo dentro, benissimo, è quello che soffrono. E come ambiti di campo, li soffrono. Ve l'ho spiegato anche l'altro giorno perché, soprattutto se perdono palla quando partono da terzini, dalla parte opposta, se noi si fa un giro palla rapido e si trova l'uomo libero, se ci si butta naturalmente, se poi si sta a guardare, il discorso cambia. Allora, dunque, la gara naturalmente, come dico tutte le domeniche, perché io ci credo, non sono uno che non ci crede, stava giocata per 90 minuti, non posso io giocarmi la gara su. Cioè io me la sono immaginata questa gara nella mia testa e me la vedo così, me l'ho fotografata così, attraverso gli allenamenti, attraverso quello che si è fatto, valutando tutto. Perché per me, come dico sempre, siamo tutti titolari e sono convinto di essere siamo tutti titolari. Bisogna rimanere con questa aggregazione, perché altrimenti abbiamo difficoltà in più. Quindi, inizialmente i titolari sono il Sali, degli Innocenti, Pitone, Vignazzi, Pettini, 39, Lavanga, Campanelli, Grandi, Gori e Pamparoni. Questi sono i primi. Poi, a partita poi iniziata, si usufruirà. Ci sa la possibilità di usufruire il lavoro di Bussotti, il lavoro di Giotti, il lavoro di Provvedi, il lavoro di Gori, il lavoro di Martini, il lavoro di Lazzarini. Cioè, non è che qui ci sono poi in panchina altri 5 titolari o 6 che ci garantiscano di cambiare la gara. Eventualmente ce ne può essere bisogno per le caratteristiche, che sono caratteristiche per dire qui sotto, c'ha caratteristiche eclettiche, velocità, esplosività, che è messo in un momento giusto e posto giusto su quel campo lì, soprattutto se si riuscisse a fare un collettino ci aprirebbe il campo e con lui si potrebbe avere delle possibilità in più. Con Giotti si può avere della tecnica in più sugli esterni, sul centrocampo, più avanti, più indietro, salta l'uomo, le uno specialmente da sinistra e taglia dentro sulla destra, che lo fa molto bene, lo vedi, ci può dare una mano davanti alla difesa, ci può dare una mano dietro. Lo stesso discorso vale per Martini, lo stesso discorso per Gori, lo stesso discorso per Lanzerini. Vediamo, lui è stato malato, non ha partecipato all'allenamento di venerdì, quindi è chiaro il lavoro che si è fatto venerdì, lui non l'ha potuto gestire, le sono mischiate, però se si lavora su queste cose non ne vedi, altrimenti non devi stare a... Allora, per quanto riguarda poi i compiti, dunque, il capitano lo fa il degli Innocenti, il vice capitano Lavanga. Poi, il Barriera, 39, primo uomo. Poi, Cianfanelli, secondo uomo. Poi Pampaloni, terzo uomo. Poi Grandi, quarto uomo. Lavanga,
accanto alla barriera a partire, gli altri in marcatura, davanti mi rimane quello. Poi per quanto riguarda la barriera laterale, Lavanga e Grandi, se poi ne vuole uno, ci lasci Lavanga e tu vai alla lunetta te, va bene Grandi? Ok? Sul conto lo fa sempre il Pampalone, sia sul calcio d'angolo che sia sulle punizioni esterne. Il movimento a partire lo fa 39. Marcatura Titone e degli Innocenti, Pettini, il D'Ignazzi, Cianfanelli, che tu mi gestisci Paolo, se gioca Paolo, tu me lo prendi te, bene? A battere ci andrà sicuramente Paloma, penso. Per lo meno le punizioni laterali tutte, al girangolo no. Al girangolo no, ci va il, questo Bigliotti, vedo quanto c'ho. E si legge più. Cioè si legge. E si legge, sì, giocheranno, loro giocheranno praticamente. Con consigli Paloma, si legge davanti. Sicuro? 100%. Questo, va bene. Poi penso che rimarrà fuori questo Bigliotti. No, Bigliotti penso proprio. 4-3-4. Come pescare? Ma l'andata già va la punta. Mannucci rimarrà fuori penso. La punta l'andata. L'andata sì. Mannucci. Perché... No, ma le luci no, è fuori forma, anche io non ci serve più. No, c'è, lui ha giocato. Secondo me ha sentito Paolo, ha detto guarda, via. Lui, uno di egli, si era preso Paolo. Allora, io credo che loro giocano praticamente con Paolo, se lei è consigli davanti, Beconcini, Bigliotti e questo Vini in mezzo. Fa il mediano, questo Dainella fa il terzino, Pesavato, Conti e Fantini. Naturalmente Conti e Fantini due centrali. Questo Dainelli a sinistra. Possamato a sinistra, Dainella a destra, Bini, Bigliotti, Beconcini e le Fernandi. Va bene? Allora continuiamo. Allora, arriviamo alla barriera laterale, quindi si è detto te e Grandi, se ne vuole uno vai alla lunetta, gli altri in marcatura diretta, il movimento lo fa 39. Sui calci d'angolo stessa cosa, rimane libero te, sul corto il Pampalone. Queste sono la marcatura che tu c'hai di lui, il palo eventuale lo fa. Il palo eventuale la manca, e Grande alla lunetta, alto rimane gol. Se eventualmente sali, non vuole lì il campo un po' più piccolo, forse servirà, forse è meglio di sì. Ma la colata tira bene. Ma è più piccino, eh? È piccino, è stretto. È piccino, le dimensioni è piccolo. Poi tu lo guardi, la vediamo. Come la Sambuva. Come la Sambuva. Metticelo, vai. Quindi io ce lo terrei. Vabbè, sì, sì, sì. L'aveva messo voi l'uomo vicino a che batte il calcio d'angolo? Si metteva quando si faceva la zona, allora per non far muovere il castello mettevo uno davanti per fargli alzare la parabola, cioè nel senso per non fargli fare il calcio d'angolo corto o farmi muovere un pochino le posizioni, capito? Dove... però dopo si smise perché... con l'uomo davanti è un che va sempre dischetto secondo palo, se l'alza, se no la piglia lui, appunto, cioè, però, se evita la palla sui primi, quando fa la difesa a zona di solito io ce l'ho sempre messo perché non mi muovevo, mi veniva la palla e la gestivo sempre bene. Di solito, però l'anno scorso poi si cambiò perché non funzionava, si prese qualche gol, allora si andò sulle marcature e sulle cose regolari, diciamo. Allora si è tolto di lì per averne poi uno più in aria, uno alto, uno alla lunetta, poi l'ho levato dal palo per avere un uomo ancora più. Perché si è visto se funzionava. Soprattutto sulle traiettorie a uscire funzionava perché non sul il palo, poi se c'è già il colto che lavora bene. Però oggi so, vediamo. Vediamo, dai. D'accordo. Sui falli laterali.